unico sciamano italiano di cultura italiana che abbiamo il piacere di presentarvi. Tra l'altro l'abbiamo potuto apprezzare qualche tempo fa in una trasmissione di grande successo su Sky condotta da Visio, sto parlando di Got Talent. Bene, tra qualche istante prenderà posizione con il suo tradizionale tamburo, tra l'altro realizzato in proprio in maniera artigianale, lui ha anche uno stand, lo troverete nel padiglione attivo a questo. Ebbene, dobbiamo ancora attendere qualche istante per poter permettere ovviamente la sua microfonatura. Ebbene, vi farà, devo dire, provare un momento di assoluto piacere, perché ci proporrà il rituale della gioia e non solo. Allora, credo che sia pronto già col tamburo, e allora signori, accogliamo con un calorosissimo applauso l'unico, ribadisco, l'unico sciamano italiano, è con noi Tamak, che oggi gioca in casa. Possibile. Siamo qui per respirare delle emozioni, perché il Festival dell'Oriente non è solamente suoni, colori, sapori, odori, ma anche emozioni. Emozioni da portarsi a casa. E allora sono qui per creare il rituale della gioia. Mi volete un po' di gioia? Grazie. Allora a questo punto faremo qualcosa per arrivare alla gioia completa, e per fare questo bisogna fare tre passi primari. Il primo è gettare via le cose inesumabili, quelle cose che più non volete dentro di voi. Allora per farlo basta fare questo. Prima ve lo faccio vedere, dopo lo fate voi. Si porta tutto alla mente, si spinge verso il basso perché dobbiamo espellere le cose in esubero, ma purtroppo la pancia non ci aiuta. Allora a questo punto le riportate su con una forza, una rabbia infinita, fino ad arrivare alla bocca. Quando siete alla bocca girerete le mani, e quando io vi dirò ora, voi farete un urlo disumano. Sulle mani! Vai, tutti quanti, su! Chi non tira sulle mani, domattina alle 5:15 sono a casa sua. Fare l'esercizio. Da questo momento tutti voi andate a prendere tutte le cose più brutte e schifose che avete avuto in questo periodo e le portate qui nella mente. Fate in modo che questo accada in questo momento, perché piano piano dovete spingere verso il basso, dovete fare in modo che tutto venga espulso dal vostro corpo, ma la pancia non vi aiuta. E allora ritornate su con una forza incredibile, una rabbia che dentro di voi non avete mai sentito, fino ad arrivare al cuore che le illumina benissimo. Quando siete al cuore, riportate sempre più in alto alla gola, sempre di più vicino alla bocca, girerete le mani. E quando io vi dirò ora, voi sapete cosa fare. Ora! Vedi, mi ho già guarito una decina. E adesso arriviamo al secondo passo, quello molto importante. Perché? Perché noi, amici miei, siamo nell'epoca della comunicazione. Ma quale comunicazione? La comunicazione di Google, Internet, Facebook, Instagram, telefonino, messaggino. Ma non ci guardiamo più nella faccia.
non abbiamo più la voglia di guardarci, di battere occhi con occhi, non esiste più. E allora qui al Festival dell'Oriente faremo questo: vi dovete guardare negli occhi, se siete in tre guardate quello nel mezzo. Vai, fate adesso, guardatevi negli occhi, bene, perché quando vi dirò ora, vi urlerete in faccia, ora! Che meraviglia! 10 anni più senza analisi, queste sono già guarite, queste sono già guarite. Ma adesso noi dobbiamo arrivare al momento, lui non partecipa, domattina alle 5:10, neanche un quarto. L'ultimo passo però è importante, cari amici, perché l'ultimo passo è quello che ci fa capire quanto sia importante la gioia, perché la gioia purtroppo ci si arriva con la sofferenza, se sai la sofferenza conosci la gioia, se no è impossibile. Allora, però, per capire questo bisogna capire che sotto di noi ci sono migliaia e migliaia di anni di depositi, di energie di altri popoli che si hanno rilasciati. Allora, per capire che la gioia va presa dalla terra, bisogna fare l'ultimo passo. E l'ultimo passo è tutti in piedi, vai! Fatelo, fatelo, se non lo fate adesso non lo farete mai più. Signora, domani mattina alle 5:15 che sono a casa sua, venga su. Vedrà che sta benissimo quando urlerà gioia. Mettete sulle mani, tutti quanti, perfetto, così, bravi. E adesso andiamo a prendere tutta la gioia che ci serve sotto ai nostri piedi. Scendiamo, prendiamo tutta la terra che ci serve piena di gioia, la portiamo su dalle gambe, sentiamo uno stregolio enorme, una bellezza immane, sentiamo la leggerezza dentro il nostro corpo che sale sempre di più fino ad arrivare al cuore, che meraviglia, sempre di più, ancora più in alto sopra gli occhi. E a questo punto avete fatto il contatto fra terra e cielo, e quando io vi dirò ora, voi urlerete gioia forte e vi guarirò. Ora! Gioia! Tutti guariti, ancora una volta è riuscito. Che meraviglia, per me qua. Che meraviglia!